confronti dei poliziotti polacchi, è del tutto arbitraria la decisione della polizia locale di fermare preventivamente i tifosi per evitare disordini. Fermati oltre 200 supporters biancocelesti, di cui circa 50 rilasciati subito dopo l'identificazione, altri liberati dopo 2 giorni, una ventina ancora in carcere. Uno dei ragazzi coinvolti nel fermo e rimpatriato domenica ci ha raccontato che nella retata sono finiti non solo i tifosi del Lazio, ma anche turisti, anziane e donne, come nel caso di due ragazze toscane portate in questura solo perché italiane. In un primo momento è stato detto loro che li avrebbero scortati, accompagnati allo stadio, e loro si sono fidati, ma invece sono stati condotti in commissariati, dove sono stati sottoposti all'alcol test e al droga test. In seguito è stato fatto firmare loro o dei fogli in lingua polacca e via in carcere. I ragazzi arrestati, tra cui un po' di minorenni, sono stati privati di oggetti personali, trasferiti in cella, privati di acqua e di cibo per 26 ore e la possibilità di andare in bagno era limitata. Non va bene. Ho qui il certificato di una copia del capo d'accusa. Urla, rumore, ostacoli all'uso del marciapiede, letteralmente, se lo vuole vedere Vice Ministra. Allora, non vorremmo che questo fosse un atteggiamento di rivalsa della polizia polacca per quello che è successo il 19 settembre a Roma. E quindi noi chiediamo che la Farnesina esiga che si faccia chiarezza su questo comportamento, che si faccia il possibile perché i ragazzi vengano immediatamente scarcerati e ritornino nel nostro paese. E mentre condanniamo con fermezza, certo, sempre, tutti gli atti di teppismo, noi con la stessa fermezza chiediamo il rispetto di quella che viene definita the rule of law. E lo chiediamo perché la polizia polacca dice di essersi comportati in modo conforme alle procedure legali in vigore. Allora, delle due l'una, o la polizia racconta balle, mi scuso per l'espressione, oppure lì valgono delle procedure legali che non sono quelle dei paesi europei. E allora noi chiediamo che in questa verifica siano coinvolte anche le istituzioni europee. Grazie. Grazie, onorevole Locatelli. È così esaurita l'informativa urgente. Prima di passare al prossimo punto dell'ordine del giorno, ha chiesto la parola il deputato Villarosa. Lo prego del massimo di sintesi. A lei la parola. Grazie Presidente, sarò velocissimo. Semplicemente per richiedere anche a lei di interessarsi per vedere se c'è la possibilità di spostare il termine degli emendamenti anziché a giovedì a venerdì, perché che capisco la fretta, in capigruppo eravamo d'accordo a non rispettare il regolamento nel momento in cui dice che i tempi della Commissione dovrebbero essere di 10 giorni, i tempi dell'Aula dovrebbero essere di 30 giorni. Eravamo tutti d'accordo per la fretta del provvedimento, ma il testo di legge, invece di arrivarci venerdì, ci è arrivato lunedì. La relazione tecnica sul maxi emendamento so che sta arrivando, so che è in arrivo l'integrazione, la parte che mancava e verrà distribuita, ma al momento non è nelle nostre mani. Questi sono i documenti della legge di stabilità, quindi se può, noi l'abbiamo già fatto in commissione, se può farsi carico anche lei, la ringrazio tanto. Grazie, onorevole Villarosa. La Presidenza, avendo avuto da lei precedentemente una.